Questo è il suo premio numero? Non si contano mai i premi. Anzi, bisogna sempre pensare che è il primo di una lunga serie, si spera. Beh, nel suo discorso ha fatto riferimento giustamente all'Expo 2015. Che cosa si aspetta da questo evento e soprattutto che cosa si aspetta dopo l'Expo 2015? All'Expo ci aspettiamo di ospitare il più numero possibile di persone che vorranno visitare Milano, l'Expo e non solo, tutto il territorio. E invece sul dopo Expo, io credo che l'Expo non sia solamente 6 mesi di apertura, diciamo una festa che durerà 6 mesi. Deve essere la base per un futuro migliore nel nostro campo, soprattutto legato al cibo, ma in maniera veramente larga, e che rappresenti veramente un'occasione per il futuro, per cui è un modo per riappropriarci di quello che abbiamo già, che non sfruttiamo benissimo, vedi la questione dell'olio e di altre questioni, e che dobbiamo imparare a gestire meglio, a metterci del nostro, e secondo me se lo faremo avremo una grandissima occasione dopo l'Expo. Renzi si pone come il governo delle riforme e quali sono le riforme di cui avrebbe veramente bisogno la ristorazione? Ma io credo che più che di riforme la ristorazione avrebbe bisogno di definire i parametri, definire le varie categorie all'interno del segmento e soprattutto valorizzarle. Oggi le attività di ristorazione sono sempre viste un po' con un occhio, no? Una via di mezzo tra il commerciale e l'abusivismo, no? Il pressapochismo, per cui se ci sarà una riforma mi auguro che vada nella direzione di consolidare eccellenze, far diventare veramente il ristorante un luogo appropriato dove consumare e dove avere un'esperienza, non solamente per noi ma anche per i turisti e soprattutto per chi viene da fuori, e dall'altra parte cercare di far capire quanto è importante il settore non solamente della ristorazione, ma del turismo, dell'ospitalità, perché poi il tutto è legato. Per cui se si prende una strada che si prende dall'inizio fino alla fine con tutti gli attori presenti, sicuramente ci sarà un modo per migliorare, per anche dare, diciamo, un segnale positivo a chi verrà dopo. Le istituzioni europee stanno promuovendo i percorsi enogastronomici all'interno dei Paesi membri tramite un portale. Secondo lei, come può l'Italia porsi decisamente ad essere riconosciuta in un ruolo di leadership che già le è proprio? Attraverso le regioni, credo che ogni regione dovrebbe un po' studiare o diciamo preparare un piano proprio di percorsi non solo gastronomici, perché poi gastronomici vuol dire vino, vuol dire territorio di prodotti, vuol dire ristorazione, vuol dire alberghi, vuol dire tutte le aziende che lavorano e sono intorno a questo mondo, e sono tantissime. Per cui se si riesce a mappare un po' un percorso e a creare attraverso anche i nostri luoghi d'arte, io parlo per la Lombardia perché sono in Lombardia, ma valorizzare attraverso questo percorso anche i luoghi d'arte, magari meno visitati ma stupendi, credo che sia la miglior promozione in assoluto. Lei ha parlato anche di ristorante come esperienza, come emozione. Lei è anche molto conosciuto dalle persone perché è associato spesso a dei prodotti. Quanto questo essere così mediaticamente esposto può invogliare persone a fare un'esperienza in un ristorante stellato? Bisogna sempre pensare che quando si sceglie un ristorante lo si sceglie anche in base
il conto economico, no? Per cui se vado a mangiare una pizza cerco di scegliere, diciamo, siamo in tanti, devo cercare un posto buono ma dove, diciamo, il budget è limitato. Se vado in un ristorante gastronomico so che affronto una spesa diversa, mi aspetto cose diverse, ma che devono essere all'altezza. Per cui il concetto non è che vale solamente per il ristorante gastronomico, l'esperienza dovrebbe valere sempre. Pago ciò che vale, ciò che ha un senso, e non devo, tra parentesi, vendere del fumo, no? Il ristorante gastronomico è l'espressione personale dello chef, spesso, soprattutto negli ultimi tempi, dove gli chef si sono, diciamo, affermati, no? Perché danno una visione diversa, ognuno di loro, di quello che è il loro carattere, il loro territorio, la loro personalità, il loro modo di intendere, no, la cucina. Se questo riusciamo anche, no, a trasmetterlo e a farlo capire anche al grande pubblico, anche se non verrà mai, però abbiamo reso un servizio, perché il ristorante gastronomico spesso, soprattutto fino a poco tempo fa, era sinonimo di tanti soldi e non si capiva perché. Invece deve essere il contrario, il ristorante gastronomico è una scuola per chi lavora, è la punta più avanzata della gastronomia, per cui è dove si cerca di essere al massimo del livello, e questo ha dei costi, purtroppo, e questi costi ricadono inevitabilmente poi sui piatti o sul servizio. Però quando tutto è a livello e quando viene comunicato bene, questo è positivo. Quando invece passa solamente il concetto che è caro o che è troppo caro per quello che viene servito, allora non è più un servizio. Lei ha parlato anche di esperimenti, di gusto, ed è molto famoso per abbinare piatti ed alimenti all'apparenza diversi fra loro. E io vorrei sapere, questa è una caratteristica che è proprio innata oppure è stato il punto di un determinato percorso? No, è una cosa che ho sempre un po' sognato, nel senso che studiare una ricetta e replicarla è bellissimo, perché ti dà l'idea e ti dà la misura di chi aveva fatto quella ricetta. Pensare a una nuova ricetta e soprattutto attraverso una rielaborazione degli abbinamenti, perciò senza stravolgere il prodotto, senza essere troppo invasivi, ma abbinando, cioè unendo due sapori diversi, si creano delle sensazioni che sono nuove e che in apparenza però tutti conosciamo perché le abbiamo sotto gli occhi, non è che le ho inventate io le ho solamente incastrate bene. E questo ti fa capire quanto è bello questo lavoro, quanto è appassionante e soprattutto quanto è veramente immenso il mondo del cibo, perché abbraccia dalla terra ai fiori, all'acqua, al mare, alla montagna, piuttosto che a un'altra cosa. Ed è un modo anche per interpretare poi un paese o un territorio, perché ti dà l'idea. Io quando la prima cosa quando vado all'estero guardo la qualità del ristorante. Se la qualità del ristorante è buona vuol dire che c'è una cultura radicata. Se non c'è un ristorante buono, spesso e volentieri è perché non c'è una cultura forte a livello gastronomico, per cui ci si rifugia o nella tradizione o in qualcosa di, diciamo, locale, e questo ti fa capire subito, no, il tessuto del territorio. L'ultima domanda, pochi si nasce o si diventa? No, pochi si nasce, io sono figlio di un ferroviere e di una casalinga, per cui non ero mai stato al ristorante prima dei 14 anni, per cui credo che sia veramente detto che sì, si può anche nascere pochi, ma lo si può anche diventare. Grazie mille. Grazie a voi.